Una puntata dove in modo particolare parleremo della città di Cigli Messapica, parleremo dell'amministrazione comunale di Cigli Messapica, però prima di parlare stasera di Cigli Messapica, come al solito, salutiamo intanto gli amici che ci seguono anche da Roma sul canale 817, salutiamo gli amici che ci seguono in tutta la Puglia e la Basilicata, insomma buona serata a tutti quanti. Velocemente, prima di parlare e di presentare gli amici ospiti in studio stasera che sono tantissimi, una panoramica veloce e vela sull'Ansa. Vediamo l'Ansa che cosa ci dice alle ore 19:19. Incendio al Fatebene Fratelli, genitori troppo anziani, cassazione restituita alla figlia. E poi ancora andiamo avanti, manovra in Senato, governo apposta la fiducia in aula. Vediamo che cosa ci propone sempre l'Ansa. Ieri tensione con AP su un bonus bebè, decreto fiscale via libera alla Camera e legge, Mattarella non ha pagati da ripresa. Va bene, andiamo avanti ancora, dai, vediamo un attimino ancora un'altra notizia. In un anno più 246.000 occupati e meno giovani senza lavoro. E il tasso di disoccupazione a ottobre rimane stabile rispetto a settembre dell'11,1%, ma segna un calo dello 0,6%, sempre in Lanza. Cosa Nostra, a Catania usa bimbe di 6 anni per spacciare, questa è una brutta notizia. 50 anni fa il primo trapianto di cuore della storia, ricorderete, mamma mia, sono passati 50 anni, mamma, Barnard se non era. No, ma intanto salutiamo gli amici di Cigli Messapica dell'opposizione di Cigli Messapica, ragazzi, ci siamo? Non li vedo in onda. Ci siamo? Ah, ecco, il ritardo della Facebook. Bene, allora, Convertino, buonasera. Buonasera. Santoro, buonasera. Nicola Trinchero, lasciatemelo dire, un saluto più particolare con Nicola Trinchero, me lo dovete lasciar fare, perché dico quante battaglie, no? Che anni, o no? 1970, che anno? 1970, 72, 73, sì, prendete però il microfono in mano. Fine anni 70, fine anni 70, anni 80. No? Quando vendevamo l'unità insieme, o no? Tu stavi allora nella FTC? Belli anni. Belli anni, 1970, vendevamo l'unità insieme, eh? Gennaro Conte, professor Gennaro Conte, o no? Sì, Inizio la Pignata. Il Partito Comunista, Partito Comunista Italiano. Pierino invece nel DS è arrivato subito dopo, Pierino Mita, consigliere comunale, e Dolcis in fondo, l'avvocato. No, ma figurate, buonasera a voi. Allora, bene, gli amici, stasera, ripeto, parleremo un attimino della situazione di Cigli Messapica, però prima di parlare di Cigli Messapica, come al solito, velocemente farò una panoramica su Il Messaggero Roma. Andiamo avanti a Roma, vediamo che ci propone stasera, processo Rubi Ter Berlusconi rinviato a giudizio a Siena. Fate bene fratelli, principio di Cebbi aveva quante dipendenti foto, giornalista aggredito e attestato, arrestato il complice di Spada, nuovo blizzante clan, ora sindaco sugli affari Fasciano a San Basilio. Ancora l'ex generale Praga, uccisa da sostanza chimica mortale, e questo è Il Messaggero. Velocemente, così poi non interrompiamo più, ce l'andiamo sull'ultima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno e vediamo un attimino che cosa ci propone alle ore 19:13. Famiglia sequestrata nel Tarantino, i rapinatori sparano ai carabinieri, incidente in centro di Bari, l'ambulanza arriva da Adelfia, ingegnere settantenne trovato effettivo ucciso in casolare nel Brindisino. E ancora andiamo avanti, Foggia, maxi truffa all'ASL, 6 assolti e 6 condanne. Foggia, maxi truffa all'ASL, 6 assolti e 6 condanne. Eh sì, a proposito di ASL, poi chiudiamo, nefrologia, Francavilla, faremo un passaggio leggermente stasera su questa ingiustizia che sta subendo il territorio di Francavilla Fontane, di Ceglie, di Villa Castelli, ancora una volta fortemente penalizzato. Giornalisti, nuovo consiglio di disciplina dell'ordine della Puglia, guardia di finanza sequestra bene per 3-4 milioni alla criminalità, Trani, processo, va bene, non ce ne frega niente, va bene, velocemente stasera. Allora, benvenuti.
Consiglio Comunale, qua non siamo in Consiglio Comunale stasera, siamo in televisione, tranquillamente, io non sono il Presidente del Consiglio, allora gestitevi voi, buonasera a tutti, dai, chi parte, chi inizia? Parto io, prima di tutto per giustificare i due consiglieri assenti dell'opposizione, perché sono assenti per impegni assunti precedentemente, tra l'altro il consigliere Marrazza che è fuori città, mi ha detto di riferire che lui è perfettamente in linea con i consiglieri comunali presenti questa sera. La nostra situazione, noi siamo qua dopo il consiglio comunale in cui siamo andati via. Noi siamo andati via, l'abbiamo già detto, nello stesso consiglio comunale, semplicemente perché abbiamo ritenuto che ormai non c'è più rispetto nei confronti del Consiglio Comunale. Noi siamo in una situazione abbastanza strana, abbiamo ormai un sindaco che è solo al comando della città e lui ritiene che il Consiglio Comunale sia un optional e che quindi, anzi forse ha un certo fastidio nell'andare in Consiglio Comunale perché lo ritiene tempo perso. Il Consiglio Comunale invece è l'espressione dei cittadini. Noi siamo stati votati dalla città e quindi in quella assise noi rappresentiamo i nostri elettori, per cui dobbiamo fare gli interessi della città. Noi avevamo chiesto quel consiglio comunale per discutere di un argomento importantissimo, che è la relazione dell'ANAC, nella relazione dell'ANAC sono state riscontrate tante criticità. E quindi è giusto che la città venga a sapere di queste cose. Così come la città deve sapere la relazione del MEF, anche in quella relazione sono racchiuse tantissime criticità. Come il primo verbale che è arrivato dalla Corte dei Conti, in cui il Comune è stato richiamato su delle inadempienze, su delle situazioni che possono mettere in difficoltà il bilancio futuro della nostra città. Noi abbiamo chiesto questo consiglio comunale e quindi quando i consiglieri comunali chiedono di opposizione, chiedono a norme di legge, a norme di statuto e di regolamento del comune, il consiglio comunale è un consiglio comunale monotematico. Quando abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo ci è stato chiesto di inserire altri punti, come ci dissero la prima conferenza di servizio, di inserire il diritto allo studio, che è un atto dovuto che tutti i comuni della Puglia entro il 30 novembre fanno, sostanzialmente sono la richiesta dei servizi del diritto allo studio che i comuni mettono in atto e che il contributo, quindi di conseguenza il contributo che viene chiesto alla regione, un atto che tutti i comuni fanno il 30 novembre. Essendo un atto dovuto noi dicemmo di sì per una questione anche di rispetto nei confronti della città. Subito dopo ci fu un'altra conferenza di capigruppo per aggiungere altri punti all'ordine del giorno. Anche in quel caso, sempre per un senso di responsabilità di consigliere comunale, dicemmo di sì, a condizione però che il primo punto all'ordine del giorno fosse il punto chiesto da noi, per una questione di correttezza e di rispetto. Ci fu detto di sì, siamo andati in consiglio comunale, immediatamente è stato chiesto l'inversione all'ordine. Diciamo che era una cosa che era prevista insomma, da parte nostra, non è stata una novità, perché conoscendo i soggetti sapevamo che potevano arrivare a tanto. Noi non abbiamo accettato questa inversione perché ci è sembrata una scorrettezza non solo nei nostri confronti, ma nei confronti della città e dei cittadini che noi rappresentiamo. Bene, allora ripercorriamo la storia di quel giorno, perché si è tenuto appunto questo consiglio comunale lampo, come vedremo, durato appena un quarto d'ora, 20 minuti, ma non anticipiamo niente perché facciamo vedere la cronaca di quel giorno. Vai con il servizio, dopodiché rientreremo e commenteremo insieme. Prego Presidente. Seduta valida. Allora, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Porre a tutti i colleghi consiglieri se possiamo invertire i punti, discutere prima la variazione di bilancio e alla fine quella della relazione dell'ANAC. Previsto.
ed è una sgarbatezza nei nostri confronti, perché noi abbiamo chiesto un consiglio comunale monotematico. Di fronte a questa richiesta, che, come devo dire, è inopportuno, e mi limito qua, inopportuno, io personalmente, e penso anche di altri consiglieri comunali di opposizione, abbandono l'aula e me ne vado. Grazie consigliere Trinchiera. Amici di Video M, a voi più cordiale buongiorno. Sono nella stanza del sindaco perché oggi io ho fatto un post molto importante a mio avviso, perché ufficialmente il 21 sarà presentato il piano regolatore a Ciglia Messapica, e stamattina a Ciglia Messapica c'era un consiglio comunale richiesto dalle opposizioni in merito alla questione ANAC, un consiglio comunale durata appena 10 minuti, ma ci facciamo spiegare dal consigliere Antelmi ma che cosa è successo, perché tutto in 10 minuti le opposizioni abbandonano l'aula. Niente, oggi penso sia scritta una delle più brutte pagine politiche di questa città, in quanto, come di solito, come di consuetudine, per un impegno preso dal nostro consigliere abbiamo chiesto alle opposizioni se fosse possibile invertire il ruolo, cioè anticipare le variazioni di bilancio che erano prevedute a tutto il Consiglio Comunale e discutere il resto alla fine. Abbiamo soltanto fatto una proposta. Di scatto, qualche consigliere evidentemente abbastanza irritato per altre cose, si sono alzati e sono andati via, ci hanno abbandonato l'aula, poi facendo anche delle affermazioni poco comunque gentili e poco congrue a quello che era il Consiglio Comunale. Detto questo, secondo me loro ogni volta ormai non fanno altro che convocare un Consiglio Comunale giusto per avere quei 10 minuti, un quarto d'ora di sfogo, ma nel momento in cui si vanno a decidere le sorti della città, che possono essere sia di elementi di bilancio, sia elementi realmente importanti per questa città, come sarà nel prossimo futuro, il 21 dicembre, il piano regolatore, loro non ci sono mai, non so come mai, ma non ci sono mai. Avvocato Epifani, consigliere Epifani, ma fatemi capire, perché la bene, rientriamo in studio, grazie. Allora, subito dopo appunto c'è stato il consiglio comunale, Nicola Trinchiera insieme alle opposizioni, come avete visto, hanno abbandonato l'aula. Dopodiché praticamente il gruppo di maggioranza ci ha chiamato perché voleva fare delle dichiarazioni. Noi siamo andati a raccogliere le dichiarazioni, le abbiamo sentite, non ve li facciamo vedere tutto perché l'abbiamo lanciato già l'altro giorno, avete visto il pezzetto. Allora, Nicola Trinchiera, loro dicono praticamente che si chiedeva l'inversione dell'ordine del giorno perché Giovanni Gianfreda alle 4 aveva una visita medica. No, non lo so, quello che hanno dichiarato, io non lo so, consigliere Santoro, cioè io non lo, io dico... l'inizio del Consiglio Comunale, durante i lavori, fin quando siamo stati in aula, non ci è stato detto questo. In ogni caso, se fosse... No, noi, io non ho elementi per dire se è vero o se è bugia. Comunque, in ogni caso, noi, tutti i consiglieri di opposizione, erano in aula alle ore 12:30, che era la convocazione del Consiglio Comunale. Questo è vero, si sono presentati. Alle 12:30 eravamo, guarda, al primo appello presenti noi. Cioè l'appello, quindi... Ci mancherebbe. È facilmente, non si sfugge, facilmente verificabile. Certo. Noi siamo stati là, si sono presentati all'1:30, cioè un'ora dopo, perché è previsto dal regolamento, fanno i 3 appelli, dopo un'ora si sono presi, quindi abbiamo iniziato il Consiglio Comunale con estremo ritardo. Se avevano tutta la fretta che dicono che c'era, perché non sono venuti alle 12:30 a discutere insieme a noi? Beh. Quindi su questo elemento voglio dire, sì. Sull'altra questione dell'inversione all'ordine del giorno, che dicono per la questione che riguarda la variazione di bilancio, perché soldi dovevano, la variazione riguardava alcuni capitoli dei servizi sociali, anche su questo, è come se vogliono far capire che stavano incrementando i capitoli dei servizi sociali. Invece le cose non stanno così. Le cose stanno in un modo tale, è una questione tecnica, di artificio contabile,
quando si fa il bilancio di previsione all'inizio dell'anno, come l'abbiamo fatto noi, alcuni di questi capitoli, direttore, se vuole lo faccio vedere, c'ho la variazione qua, la posso far vedere, alcuni di questi capitoli dei servizi sociali, alcuni addirittura erano zero. Allora, se io do un servizio alla città, già so che quanto devo spendere tutto l'anno. Quindi nel bilancio di previsione devo mettere la cifra giusta. Se questa cifra non è stata messa all'inizio, è stato fatto soltanto semplicemente per diminuire la spesa. Cioè le entrate che avevano messo nel bilancio di previsione, se fossero stati messi tutti i soldi che occorrevano, non garantiva l'equilibrio di bilancio. Non certo. So se sono chiaro in queste questioni tecniche, perché mi rendo conto che sono cose difficili. Quindi non garantendo l'equilibrio di bilancio vuol dire che il bilancio di previsione si presentava in disavanzo. Per non presentare un bilancio in disavanzo, allora alcuni di questi capitoli sono stati addirittura azzerati, come se io non so il telefono che devo pagare durante l'anno, come se io non so qual è l'importo che devo pagare alla banca popolare che ha la tesoreria del comune, dove sono stati messi, hanno messo all'inizio dell'anno 4.000 euro, poi adesso hanno messo altri 10.000 euro, perché l'importo è 14. Quello è un contratto, direttore, contratto si sa già dall'inizio quanto costa, quindi metterlo poi a novembre, perché alla fine che cosa si fa? Si aspettano novembre per fare la variazione e sistemano alcuni capitoli. Tra l'altro ci sono state altre entrate in più, e le entrate dove stanno pescando ormai da qualche anno a questa parte sono le risorse che quasi sicuramente difficilmente possono entrare, perché sono l'IMU e la TARI che i cittadini non hanno pagato. Quindi il recupero di questi tributi, che secondo le medie che ci sono a livello nazionale nei nostri comuni, anche dalla provincia di Brindisi, se va bene per un comune si riescono a recuperare il 35-40% di queste somme. Per cui significa continuare a mettere queste entrate, che poi nello stesso contemporaneamente a spendere questi soldi, che poi non entreranno, significa che stanno creando un disavanzo per i prossimi anni, per chi verrà dopo. E chi verrà dopo troverà delle difficoltà enormi. Vuole un altro elemento, direttore? Prego. L'altro giorno hanno fatto una delibera in cui non sono state, le bollette della luce non sono state pagate nel 2016 e nel 2017. Li devono pagare adesso, in 5 rate, con la banca dell'Enel. Una nel 2017 e 4 nel 2018. Bene. Che cos'è? Ci sono 2 elementi. Ma l'Enel non taglia? No, a me perché se non c'è paga. La banca, poi l'Enel lo a me paga, perché l'Enel sì, perché taglia. Paga, a me dopo 10 giorni paga, l'Enel paga al cittadino, taglia al cittadino. Ah, taglia al cittadino, l'ente all'ente pubblico, prima o poi paga sempre. Ah, ho capito, quindi non taglia all'ente o c'è il sindaco Carlo, o c'è il sindaco Pinco Pallino, paga sempre. È bella avere queste informazioni. È una questione pacifica. Bene. L'ente pubblico paga sempre, prima o poi paga sempre. Tant'è che adesso si pagheranno queste bollette e si pagheranno un interesse di 11.000 euro. Perfetto, sull'Enel. Sull'Enel. Bene. Bollette 2016 e 2017. Bene, bene. Non sono stati pagati. L'altro danno qual è? Che se queste bollette fossero state pagate in tempo utile, cioè quando arrivano, così come dice la legge, vuol dire che la spesa viene fatta in quel momento. Se questa spesa fosse stata fatta nel 2016 e nel 2017, non ci sarebbe stato l'equilibrio di bilancio. Quindi questo comune strutturalmente sono alcuni anni che è in disavanzo. Ha voglia di dire che invece le cose vanno per il verso giusto. È in disavanzo strutturalmente, perché lo si fa in equilibrio, lo si mantiene in equilibrio con questi artifici contabili. Bene, allora facciamo una cosa, chi interviene? Io farei, è lo stesso, io avevo deciso, perché Nicola Trinchiera, sempre con la sinistra, Pierino Mita, esponente di sinistra, ecco, volevo fare uno e uno, ex, ma voi siete di sinistra, di destra, di centro, dove stai noi tu? Siamo per... Dove stai tu adesso? Fammi capire. Noi siamo in consiglio comunale per il bene della città. No, che... è una battuta. Dai. Purtroppo c'è una confusione a livello nazionale, che poi si riverbera anche a livello locale, quindi noi siamo vittime di un sistema. Però condividendo quanto già riferito dal collega Trinchiera,
Devo dire che c'è da aggiungere un punto per il quale poi di quello che è accaduto nella conferenza dei capigruppo, perché io qui ho il documento, direttore, che lei può tranquillamente il documento è sostanzialmente è il verbale della conferenza dei capigruppo del 16 novembre 2017 in cui il Presidente del Consiglio insieme al Segretario Generale si impegnano ad portare come primo punto quello dell'ANAC. ANAC, quindi Autorità Nazionale Anticorruzione, un tema molto importante. Ce l'abbiamo qua. Che sostanzialmente, infatti, abbiamo l'ho portato. Abbiamo un'ora di tempo a disposizione. Perfetto. Dopo un'ora. Che noi avevamo detto sostanzialmente, io mi ero reso disponibile a discutere anche degli altri punti, a portare in considerazione gli altri punti, a condizione che quel punto fosse stato come, trattato come primo punto. Sì. Purtroppo l'altro giorno abbiamo assistito all'ennesima rappresentazione teatrale del sindaco Caroli, che riesce a influenzare anche una macchina amministrativa, perché un Presidente del Consiglio che ha preso un impegno in conferenza di capigruppo e un segretario generale che non interviene al consigliere Antelmi dicendo che questo era l'accordo preso nella conferenza di capigruppo, altrimenti significa che la conferenza di capigruppo non ha alcun tipo di valore, così come loro invece vogliono far credere, e che ritenevamo che invece un minimo di impegno da parte loro fosse stato assunto e che quindi veniva rispettato. Tutto questo è avvenuto, quindi abbiamo immediatamente condiviso col consigliere Convertino quello che il consigliere Trinchera aveva espresso ai microfoni e abbiamo quindi abbandonato l'aula. È raccapricciante e vergognoso quanto è accaduto anche dopo il Consiglio Comunale. Perché sentiamo per l'ennesima volta una maggioranza, ma in particolar modo un primo cittadino, che avvelena i pozzi. C'era un ex consigliere comunale della passata consigliatura che, quando io ero in giunta, diceva sempre: sindaco, sta avvelenando i pozzi. Io sinceramente in quella fase, forse perché ero all'inizio della fase assessorile, non ero ancora entrato nel sistema, non riuscivo a capire che cosa volesse dire. Oggi devo dire che quel consigliere aveva ragione, perché i pozzi sono stati avvelenati dalle offese continue che il sindaco fa, perché lo stesso deve rispondere alla città, non sentendo noi che relazioniamo sulla relazione ANAC, ma lui deve dire quali strumenti, quali azioni, quali atti sta mettendo stazionando per tutelare l'ente comune. E devo dire che purtroppo da parte loro c'è sempre un vuoto, non c'è mai una effettiva risposta, e che io gli vorrei tanto, ma anche in modo confidenziale, incontrarmi con lui e dire: caro sindaco, ma i decreti sindacali dei responsabili di area chi li firmava? I decreti sindacali dei segretari generali, chi li firmava? Essendo che lui riduce invece la relazione ANAC all'area di mia competenza, che poi io avevo 7 deleghe, quindi non era semplice neanche seguire tutto, però quando lui riduce esattamente il suo intervento sull'ANAC, dice l'area di competenza era quella dell'assessore Manfredi, che purtroppo è oggi uno di quei firmatari, fa la parte della vittima, come se lui non ne sapesse nulla, come se l'assessore Manfredi avesse stilato l'atto di determina apposta del responsabile di area e avesse fatto tutto l'assessore Manfredi. È di un livello così basso che era necessario che noi venissimo oggi qui in studio da lei, e quindi la ringrazio per averci ospitato, per respingere al mittente queste offese, anche se lo stile che questa opposizione sta rappresentando in questo Consiglio Comunale sicuramente non è uno stile di odio, di rancore, di cattiveria, come invece la maggioranza tutta sta dimostrando. E devo ancora insistere su argomenti che l'ANAC porta e mette in rilievo, perché due sono le cose: o abbiamo delle relazioni diverse, io il sindaco, molto probabilmente io ho una relazione ANAC che è diversa da quella che lui ha, o molto probabilmente leggiamo in modo distorto, in modo diverso, il contenuto di queste relazioni ANAC. Ecco perché noi ci tenevamo tantissimo a stare in aula e a parlare della relazione ANAC,
anche perché il sindaco si deve porre una domanda e la città lo deve sapere: come mai qui stasera ci sono tre persone, tutte e tre facenti parte della vecchia maggioranza, oggi tutte e tre all'opposizione, e di quella maggioranza non è rimasto nessuno? Te la faccio io la domanda: perché state qua voi stasera tutte e tre, uno, due e tre? Perché avete rotto perché col sindaco Luigi certo Caroli? Rispondo immediatamente con perché la massima tranquillità. Perché da casa se la stanno facendo sta domanda, certo, come no, ma infatti faccio. È arrivato il momento, ecco. È arrivato il momento di chiarire in modo definitivo la nostra posizione. Quando abbiamo capito il modus procedendi del sindaco Caroli, metodo Caroli, abbiamo detto basta, basta, perché non si può accettare. Noi eravamo un gruppo di persone che abbiamo sempre lavorato nella stessa direzione per il bene della città. Ci sono risultati incontestabili, lo può anche confermare qui il consigliere Convertin e il consigliere Santoro. Oltretutto Santoro è stato assessore in giunta insieme a me, e sappiamo quante difficoltà abbiamo incontrato, quello che abbiamo fatto, e cioè, quindi è assurdo invece che il sindaco Caroli oggi neghi totalmente i soggetti con cui ha collaborato, con cui è stato portato a essere rieletto sindaco con il 60%, e oggi invece dice solo perché noi abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto, a cui giustamente dovevamo portare esattamente quello, notizie di quello che secondo noi sta avvenendo, perché era doveroso da parte nostra, e questo gruppo interamente si è presentato dinanzi al prefetto. Quindi noi siamo a posto con la coscienza, però è arrivato il momento di dire basta, basta. Il sindaco Caroli è arrivato il momento che se ne vada a casa, perché il suo slogan del PUG, che io spero che venga adottato immediatamente, così la finiamo pure col discorso del PUG dopo 45 anni, uno strumento urbanistico importante per la città, però è uno slogan. Questo mi piace. È uno slogan per questa presa di posizione. Quindi noi siamo felici di questa cosa. Quindi per noi siamo esattamente propensi a tutto quello. Il tempo vola, il tempo vola. Allora, il Consiglio delibera numero 971 del 20 settembre 2017, Autorità Nazionale Anticorruzione. Giusto? Bene. Ci sono state diverse delibere, praticamente ci sono state le risposte, le controrisposte. Nico, aiutami tu, perché io sono poco esperto di queste cose. Allora, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, vista. Che c'è? Scusate. È considerato infatti, in attuazione del protocollo di intesa ANAC MEF RGS, è stato condotto un accertamento ispettivo in ordine all'attività negoziale delibera, no? Che poi è quello che alla fine, così facciamo cercare di far capire anche alle persone di che cosa stiamo parlando. Delibera: in essa l'istruttoria espletata nell'ambito di procedimenti di vigilanza in epigrafe di censurare l'operato del Comune di Cilimesab sull'attività contrattuale svolta dal Comune stesso, oggetto dell'indagine ispettiva relativa all'attività negoziale a partire dall'1/1/2013. In particolare, si fa riferimento, per quanto concerne i contratti di lavoro, alle specifiche criticità emerse in relazione alle seguenti procedure esaminate: 1. Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Giovanni Boscolo via Francavilla Fontana. 2. Lavori di realizzazione di un intervento di efficientamento energetico e miglioramento della società ambientale dell'immobile scuola media Giovanni Pascoli. 3. Lavori relativi al completamento funzionale dell'ex convento San Domenico. 4. Lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione illegittimo, l'affidamento della tradetta appaltatrice perché l'importo di limiti di 40.000 euro, bla 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 bla. Lavoro afferente al progetto cave, che più dice? Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture, si fa riferimento alla specifica criticità emersa in relazione alle seguenti procedure esaminate: servizio mensa in favore degli alunni, servizi di potenziamento e di ammortamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata, servizio global service e servizi di manutenzione del patrimonio comunale, servizio di somministrazione di personale a stazione appaltante ha proceduto a diversi affidamenti diretti alla medesima società in carenza di gare di pubblica evidenza. Da mandata agli uffici di trasmettere la presente libera alla stazione appaltante per le eventuali iniziative di competenza, nonché all'esponente. Da inoltre mandata agli stessi uffici istruttori di inviare la presente delibera alla competente procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per i possibili ed eventuali provvedimenti in relazione agli aspetti relativi di competenza. E questo è il
il documento, la questione ANAC, io ho sentito, poi non vi interrompo. Sì, sì. Diciamo che quella... Questo è il succo, è la delibera finale. Allora, siccome io ho sentito anche il sindaco sull'argomento, lui mi dice, poi Pieri, io non interverrò più, come vedete, cioè vi dico le cose che sono note. Il sindaco dice, caro Rocco Monaco, per quanto riguarda l'ascensore, l'appalto dell'ascensore, tu dorridi Domenico, io ti dico le cose, poi smentite voi. Mi dice, qua c'era da fare l'ascensore, il montacariche, abbiamo dovuto fare. Alla scuola abbiamo trovato in corso di lavori e robe del genere, i lavori fatti, appaltati, abbiamo trovato l'amianto e quindi non erano previste robe del genere. Cioè, da tutta una serie di giustificazioni, e come dice pure il sindaco, caro Riccardo, dice, ma il sindaco in quell'intervista, Riccardo, diceva, perdonami, giusto sempre per correttezza, diceva che tu facevi parte, eri assessore, non è che dicevi che ha dato una cosa. Detto questo, non vi interrompo più. Pieri, vai. Allora, partiamo dai fatti. L'opinione dei consiglieri comunali di opposizione possono essere interpretati in maniera anche distolta, perché possono essere considerati legittimamente di parte. Ma quando un organo che ha un nome e un cognome, l'ANA, sì, esordisce nella sua parte conclusiva dichiarando il comune di Ceglien e Sapica in una maniera, a mio parere, preoccupante, atti che sono da censurare. Il suo, la parte finale dell'ANAC, nella parte iniziale, parla di censurare, sì, e conclude il documento inviando tutti gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Se questa cosa la fanno i consiglieri comunali di opposizione, tutti potrebbero dire fanno il loro mestiere e probabilmente sono per forza di cose contro all'attuale maggioranza e amministrazione. In questo caso no, stiamo parlando di un fatto gravissimo. Noi come consiglieri comunali di opposizione volevamo discutere di questo argomento in consiglio comunale, perché per noi è la sede più idonea per discutere di questi atti, e per quanto ci riguarda volevamo discutere per mettere in grande evidenza quello che secondo me è la più grande responsabilità politica che ha il primo cittadino. Perché se il primo cittadino vuole giocare una partita che è quella di scaricare le responsabilità verso i dipendenti del comune o verso gli ex collaboratori del primo cittadino, io credo che questa sia una partita che lui perde. Beh, un capitano non abbandona mai la... no, che si... perché alcune dichiarazioni, anche dei miei ragazzi, dichiarazioni del significa? Primo cittadino, cioè, vanno nella direzione di allontanarsi da quel modo di fare. Ma pubblicamente io ho denunciato ciò durante la campagna elettorale che c'è stata nel 2015, sì, quando con le forze del centro-sinistra abbiamo detto che l'uso della società interinale veniva utilizzato per inserire persone che poi furono candidati all'interno delle sue liste, per denunciare lo spezzettamento di alcuni appalti per poter individuare le ditte in una maniera più consona, diciamo, ai propri orientamenti. Di tutto ciò il primo responsabile in questa città è Luigi Caroli, ha una responsabilità diretta, e insieme a lui la responsabilità ce li hanno gli ex funzionari del comune che per una parte dell'esperienza Caroli hanno avuto un ruolo che era anche al di sopra della politica. Perché in questa città è successa una cosa secondo me gravissima: il potere dei funzionari e della nomenclatura burocratica per molti aspetti ha superato anche quello politico. E allora i consiglieri comunali di opposizione che sono stati chiamati dalla città a esercitare il ruolo di opposizione hanno voluto mettere in chiaro tutto ciò chiedendo la convocazione di un consiglio comunale. Qui credo che ci sia anche una responsabilità da parte del Presidente del Consiglio, perché lui avrebbe dovuto
sostenere le ragioni dell'opposizione dopo l'impegno che è stato preso, come diceva l'avvocato Manfredi, nella conferenza dei capigruppo. Pieri, ma siamo abituati. Perdonami un attimo, vedi, come vedi io non interrompo, non faccio niente, però io mi chiedo una cosa, lo chiedo a te, lo chiedo a Nicola pure, no? Ve lo devo chiedere prima a Nicola, però stai parlando tu e lo chiedo a te. Ma a prescindere del fatto che avevate concordato in conferenza dei capigruppi, no? Che al primo punto all'ordine del giorno doveva si discutere dell'ANAC, vabbè? Questo dice alle 4 con la visita mezza se possiamo anticipare, ma a prescindere questo, avete abbandonato l'auto e tutto quanto, ma onestamente cambiava qualcosa aspettare quei due punti e discutere di ANAC o è una questione di principio o giuridica? Io non ne capisco, no. Di Allora, gente dice, anche a me me l'hanno detto loro, no? Ci parliamo nella città di direttore, ma perché non hanno aspettato? C'è un motivo secondo te? No, c'è un motivo, Pieri, c'è un motivo sì o no? Ma assolutamente. Ah, bene, c'è qual più è il motivo? Motivo. Fatemelo capire, allora, facciamolo il capire. Il motivo è che normalmente e in maniera seria, io ho qualche capello bianco, ho un po' di esperienza, non è mai accaduto che un impegno che viene preso all'interno della conferenza dei capigruppo viene disatteso nel Consiglio Comunale. Perché l'hanno fatto? Consiglio Comunale convocato dalle forze politiche di opposizione sull'ANAC doveva essere discusso per la gravità dell'argomento e per la serietà dell'argomento in maniera singola. Bene. Rispetto a questo, noi siamo stati fin troppo bravi nel concedere, per un senso di responsabilità, la discussione di altri punti. Dopodiché, il giochetto di invertire i punti per depotenziare l'attenzione su questo punto era una mossa, secondo me, molto limitata e soprattutto... questo non lo devi chiedere a noi, lo devi chiedere a chi ritiene di utilizzare questi giochetti senza sapere che poi noi puntualmente, cioè subito dopo, cioè non lo discutiamo più o prendiamo no, il no, tempo abbiamo già, dobbiamo informare la città perché abbiamo già richiesto nella stessa giornata la convocazione del Consiglio Comunale, questa volta monotematico, senza dare più possibilità a questa maggioranza e soprattutto al Presidente del Consiglio di inserire altri punti e per andare, diciamo, nella direzione che loro ritengono più opportuna. No, per carità, prego. Aggiungo soltanto una cosa, direttore. Come ai tempi dell'università, quando si va a lezione, si fa un'ora di lezione. Il primo quarto d'ora c'è la massima attenzione da parte di chi segue un consiglio comunale. L'obiettivo era quello che qualcuno abbandonava l'aula perché di fatto aveva problemi di salute e la città non avrebbe più in alcun modo guardato il Consiglio Comunale nel momento in cui, anche guardando su Facebook quanto durava, 3 ore e mezza, 4 ore, 5 ore, chi stava al video a guardare 5 ore? Il sindacato è fuggito di fronte alla realtà di dover discutere di un tema importante. Tornando alla domanda che mi ha fatto prima, e quindi poi non tolgo altro spazio anche agli altri consiglieri comunali, l'ente non è formata, non è gestita la macchina amministrativa dalla politica. La politica è marginale, ha un ruolo importante, ma è marginale al tempo stesso di quelli che sono gli atti e le determine che i responsabili di area vanno a fare. Quando il sindaco afferma delle cose, rinnega nel 2014 la prima nota dell'autorità nazionale anticorruzione che io oggi sono venuto a conoscenza, in cui il collegio dei revisori dei conti denuncia in modo dettagliato con 9 pagine dettagliate quanto poc'anzi riferito dal consigliere Nita. Parla di frazionamento che non si poteva fare, parla di interinali, quindi caro direttore, io a questo macello amministrativo non potevo continuare ad assistere e non potevo farne parte e non potevo rischiare che qualcuno un domani potesse dire anche tu stavi là. Ho preso le distanze, così come tutti noi abbiamo preso le distanze da quel modo di fare sistema, perché il sindaco Caroli dimentica una cosa, dimentica che la relazione ANAC parte dal 2011
e arriva al 2017, il modus procedendi continua a essere quello. Quindi questa è la risposta che lei mi aveva fatto la domanda precedentemente, quindi era doveroso da parte mia rispondere e dire perché sostanzialmente noi abbiamo preso le distanze. Perché se la, parte, se la politica ha un ruolo importante per un discorso di dare un atto di indirizzo, dare un atto di controllo a quello che è l'indirizzo dato, ma sempre politico e non amministrativo. Quindi il discorso era molto semplice, il sindaco deve prendere atto che continua ancora a sbagliare ancora oggi, nonostante l'ANAC gli dice, oltretutto il consigliere Trinchera gli è sfuggito di dire che ancora il MEF non ha concluso la sua relazione, Ministero Economia e Finanze ancora manca la relazione finale perché le controdeduzioni fatte dal segretario generale non sono state ritenute esaudienti. Però oggi io sinceramente, direttore, non voglio parlare dell'ANAC qui perché altrimenti poi viene meno anche quello che è il Consiglio Comunale, che io spero che venga convocato, che venga convocato a breve. Io ho letto la relazione, la delibera, integralmente ho letto io, Riccardo, la delibera dell'ANAC, queste sono le parole dell'ANAC, la delibera dell'ANAC, non ho tolto né una parola, non l'ho aggiunto, l'ho letto integralmente. Allora, Convertini, anche tu, fammelo dire però una cosa, anche tu eri affezionato di Luigi Caro, sì, grandi complimenti, grandi cose, poi alla fine pure tu abbandoni Luigi Caro. A differenza dell'amico Riccardo e di Pasquale Santoro, ero opposizione di Luigi Caroli, quindi il 2013 faccio una scelta. Forse fa il sindaco Luigi Caro grazie a te, Logo Rotondo non lo riconosce ed è convinto che quasi Piero, come ci avesse fatto Piero, sto sbagliando come, è quasi no, ritengo che Luigi Caro fa il sindaco no. Grazie a te, lui è Paolo, è Francesco Logo Rotondo e Giarcini mi pare, no? E questo agli atti, e questo agli atti, e questo no? Sì, sì, sì o no? Santo sì. O no? O no? Una dopo la rottura con Nicola Cinetti, andava a casa, andava a casa. Salvato da voi tre. Devo essere sincero, per la persona Luigi Caroli sono fortemente rammaricato per quella decisione, ma visto che per 2 anni noi abbiamo consegnato alla città 100 opere pubbliche piccole, medie e grandi, ritengo di aver fatto la scelta giusta, portando avanti un lavoro che era iniziato anche con un'amministrazione precedente e facendo parecchio in quei 2 anni con nuovi risanamenti alla città. Mi riservo di fare un intervento molto tecnico in merito a questo perché il Consiglio Comunale credo debba essere convocato domani perché domani c'è conferenza di capigruppo e quindi porteranno per forza all'ordine del giorno la richiesta che abbiamo fatto lo stesso giorno, quindi dell'ANAC sapremo già la data domani, però faccio un passo indietro perché bisogna definire alcuni aspetti di quello che è successo, no? Noi ascoltando un po' gli interventi del Consiglio Comunale e qualche intervista hanno detto delle cose gravissime. La prima, che siamo scappati. La seconda, che siamo dei vigliacchi. La terza, che siamo dei burattini. Per quanto riguarda la prima, noi non siamo scappati. Noi ci siamo sentiti offesi come uomini perché noi ci siamo dati la parola d'onore che quello fosse stato il primo punto all'ordine del giorno, perché se l'amico già. Giovanni Gianfreda mi avesse comunicato ho da fare, innanzitutto non sarebbero arrivati un'ora e un quarto dopo, un'ora e un quarto e non un'ora, perché se guardate le registrazioni il consiglio inizia un'ora e un quarto, questa volta come pochissime altre volte era convocato in seconda convocazione, potevamo ritornare il 29, il giorno successivo, ma a quel punto doveva rimanere il primo. Per quanto riguarda gli altri 3 punti, io l'ho scritto anche pubblicamente, diretto allo studio, avrei votato a favore, come avrebbero votato tutti. Per quanto riguarda il bilancio, una variazione artificiosa, quindi avremmo attaccato in tutti i modi, l'avrebbero approvata lo stesso, quindi scappare per cosa? La terza,
il discorso Terreni Montecchie, io non avrei votato e mi astengo dal discutere di questa situazione. Detto ciò, perché Terreni Montecchie? No. La spieghiamo, finiamo il concetto, perché io non sono scappato. Santo Montecchie. Io non sono scappato perché ho sentito, anche ho visto. Lo spieghiamo. Qualcuno dovrebbe dare le dimissioni, se lo spieghiamo. Appartiene a questo, santo, tu che eri sotto i baffi. Assolutamente. Potrebbe nessuno questo, si deve dimettere. Io ho letto dei post, qualcuno per correttezza dovrebbe dare le dimissioni. Direttore, stavo dicendo Montecchie? Io vabbè. Permettetemi di completare, quindi io non sono scappato. Tu c'hai terreno a Montecchia? Tu c'hai terreno a Montecchia? Quindi sono fortunatissimo. Okay. Pieri, tu c'hai terreni a Montecchi, niente. Nicola. Anzi, povero Nicola. Comunque tutto incompatibile. Nicola, da 40 anni, povero Nicola Trinchieri. Tu danni fai da Nicola Trinchieri, danni. Direttore. Tu hai fatto sempre danni. Oh, ragazzi, cioè, allora, alla fine, no, per quanto riguarda il discorso scappare dal Consiglio Comunale, fare, che... vedete, io voglio sottolineare una cosa, ma vi sembra normale che un Consiglio Comunale duri... Non dura 15, ha durato 10 minuti e 30 secondi. Tre punti importantissimi durano 10 minuti e 30 secondi. Questo è il motivo per il quale non vogliono i consigli comunali. Noi domani sapremo la data. Due, chiamare Vigliacchi, 5, 6, 7 brave persone, oltre ad essere state offese per la mancanza di rispetto di aver dovuto lasciare quel primo punto all'ordine del giorno, è gravissimo. Quindi non solo non ci rispettano, ci danno del vigliacco. Poi, onestamente, direttore, il sottoscritto non parla con Nicola Ciraci dal 2009. Essere additato come burattino, e ci hanno detto che noi abbiamo preso delle decisioni come se ci fosse il burattinaio, è veramente assurdo. Tutto questo sa perché è successo? Per un motivo ben preciso. Perché vogliono nascondere le malefatte che sono sotto gli occhi di tutti, sia quelle precedenti... che sono precedenti alla relazione dell'ANAC, ma aggiungo e rispondo alla domanda fatta prima, perché io non sono più un sostenitore di Caroli da 2 anni a questa parte, perché il modus operandi non è cambiato, ci sono delle cose che andremo a sviscerare in Consiglio Comunale e vi prego di seguire, che sono gravissime, questi continuano ancora oggi. Se non ho letto male, ne dico una piccola, se non ho letto male l'albo pretorio, c'è il discorso natalizio partito con tranquillità, ed è giusto che lo si faccia, perché anzi forse siamo in ritardo a livello di organizzazione. Io non ho trovato un atto, un impegno di spesa, non so quanto mi costerà. La videosorveglianza, se non lo svegliamo noi il sindaco, che paradossalmente ci viene a dire che è tutto a posto, al prefetto aveva comunicato che funzionava al 100%, e io ho una relazione dell'ingegnere Lopez che lo smentisce categoricamente. Noi abbiamo un impianto di videosorveglianza completamente nullo e ad oggi non ho notizie. Su questo si deve impegnare, non deve affibbiarci a Nicola Ciraci o a Emiliano o a chi vuole lui. Deve fare il sindaco della città e lasciar perdere un po' i pettegolezzi. Una domanda te la devo fare a te, però, perché la gente poi vi do... Pieri, ti do subito la sua... Ma una cosa è... ritengo che sia importante, anche per i telespettatori. Sì, per carità, prego. Ed è sostanzialmente una riflessione di ordine politico. Quando siamo stati, per dire il confronto anche e la gravità di quello di cui stiamo parlando questa sera, quando noi siamo stati impegnati a guidare la città con la giunta di centrosinistra, ci sono state delle ispezioni. Ce ne fu una del MEF che concluse tutto il suo lavoro in una paginetta. Che 2001 mi pare, 2005. No, stiamo parlando dell'esperienza Federico. 2009? 2009. Si concluse con una paginetta che portò a niente. Ecco, basta solo pensare a questa differenza tra una paginetta che si ebbe con l'esperienza del centro-sinistra guidata da persone come Nicola Trinchieri, Rocco Argentiero, Tommaso Argentiero, Pietro Federico, eccetera, eccetera, e i faldoni che oggi sono sul tavolo
di diversi organi dello Stato che non vedono solo il MEF ma vedono anche l'ANAF. L'abbiamo detto che stanno il Cantone ha mandato tutto anche alla Procura della Repubblica per valutare la Procura della Repubblica se ci sono o non ci sono, se ravvede, no? Perché no, non è che può. Però ricca una curiosità, toglimela, tu la sai la questione, ma la video sta benedetta di caspite di videosorveglianza, che cacchio è? Perché non funziona? Dai, perché non funziona, Riccardo? Tu sei stato assessore. Quando, ecco, anche qui ma 30 bisogna, secondi però su questo argomento, sì, perché essendo parlato di videosorveglianza. Ho trovato già sostanzialmente l'affidamento dall'appalto con tutto quello che riguardava quel finanziamento passava tramite la prefettura, ecco. E quindi le prefetture sul territorio sostanzialmente controllavano questi finanziamenti. Il viceprefetto ci chiamò perché eravamo in grande ritardo sull'inizio e l'esecuzione di quello che fu il progetto, perché una volta fu bocciato e poi ripresentato un'altra volta. Sinceramente, quando io ho lasciato, e sostanzialmente stiamo parlando di marzo-aprile del 2015, funzionavano 40 telecamere su 44 e sostanzialmente era stato fatto così come era stato disposto da progetto presso il comando di polizia municipale, tutti i monitor, me lo ricordo, il servizio, tutte le sinceramente sapevamo, perché all'epoca eravamo già consci del fatto che c'era qualcosa che ancora andava messo un pochettino sistemato eccetera eccetera. La mia grande meraviglia che con il trascorrere di circa 2 anni e mezzo, se non più ormai 2 anni e mezzo, nulla è cambiato. Ma perché non si contesta la ditta? Il discorso è un altro, cioè, sta ditta, allora, scusa, il discorso è un altro, cioè io non ho capito, il discorso è un altro, ci sono, cioè, sempre, ma allora, non si contesta la ditta? negli appalti ci no, sono Pierino, sempre scusami, non l'ho direttore capito. Mi scusi, cioè, così concludo. Oh, c'è la legge, lo permette o no? Sono alla ditta non viene contestato. Sono d'accordo. Ci hai fatto un lavoro, è fallita la ditta. Sono d'accordo con lei. Allora, il discorso è questo. Quando ci sono, allora il discorso è questo. Lo chieda a loro, perché non lo chiedo, perché io lo sto chiedendo, tanto in televisione mi rispondono. Ma noi lo sto dicendo, il consigliere Convertino, ma non solo per la videosorveglianza, il discorso è molto semplice. Nonostante il ritardo delle esecuzioni delle opere, della realizzazione delle opere di videosorveglianza, comunque eravamo ormai arrivati al 90% della conclusione di quell'opera. Purtroppo questo 10% è dal 2015 che ancora non si conclude. Perché? Allora, tecnicamente, allora, vedi, questa è come l'aspetto amministrativo. Io faccio l'avvocato, cioè non posso entrare nel tecnico perché. Quando è l'ingegnere che dorme? No, allora quando il consigliere Convertino riceve da parte dell'ingegnere Lopez la risposta alla sua domanda, perché ancora non funziona, e viene detto a distanza di 2 anni e mezzo e più, dico anche 2 anni e mezzo, che ancora non hanno la password, vuol dire ancora che non hanno la password, cioè non la posso password. Certo, non hanno ancora consegnato l'impianto e alla perché città. La ditta, sta ditta della videosorveglianza, la password. Tu, l'assessore ai lavori pubblici attualmente, è difficile avere sta password, sono questi. Ma la stessa cosa, direttore, che è accaduto alla pubblica illuminazione, perché l'altro giorno vengo a sapere e leggo dalla documentazione che ancora non è stata fatta una voltura, una semplice voltura di un contatore in via dell'artigianato. Ancora paga il comune e poi chiede i soldi indietro all'impresa. Ma questo è responsabile il sindaco o responsabile il dirigente? Stiamo parlando, no? Allora, sincere, allora direttore, se lei mi fa parlare, sindaco, io gli do la risposta. Il sindaco si deve se interessare di volturare un contratto? No, no. O il dirigente? Direttore, ci sono 2 dati importanti. Uno, perché tutto si è fermato a 2 anni e mezzo fa. Uno. Due, il sindaco è non responsabile. Vale, no, il sindaco è responsabile. Il sindaco è responsabile perché nomina. Direttore, il sindaco è responsabile perché nomina i responsabili di area. Sono uomini di sua fiducia. Perfetto. Che non sceglie. Perfetto. Che non sceglie l'assessore. Non ti così come. No, cerchiamo di far capire. Allora, il responsabile di area di questo momento mi pare Lopez. E Lopez. In questo momento si chiama Lopez, ingegnere Lopez. Ingegnere Lopez, prima domanda.
Perché non si fa la voltura del contatore di via... Che via è? Via dell'artigianato, se non vado errato. Via dell'artigianato. Di cui adesso c'è anche la nomina di un aiutante RUP per poter aiutante fare questo. Aiutante di Lopez e sotto Lopez. La seconda cosa, perché non si ottiene la password per quanto riguarda l'illuminazione, la videosorveglianza? Devo chiedere qualche altra cosa ufficialmente a Lopez? Guardi, direttore, non mi dica all'ingegnere Lopez cosa dobbiamo chiedere, perché altrimenti in Consiglio Comunale noi volevamo anche confrontarci su tante cose che dovevamo chiedere attraverso quella che è la relazione dell'ANAC. Sono concreti. Ma lei è molto pratico. E sono questi i motivi perché non ci si ottiene una password. E lo deve chiedere a questa giunta. Stiamo parlando di... Nico, scusami, dai, o no? Nico, dai, ti prego. Direttore, è una cazzata. Questo so. Per collegarmi a ciò che hai detto all'inizio. Ecco qual è l'importanza del Consiglio Comunale. Santa fede il Consiglio Dio. Comunale è la sede dove si discutono queste cose. Allora, vogliamo essere pratici? Benissimo, noi invitiamo il sindaco e l'amministrazione comunale a portare questi argomenti in Consiglio Comunale. Invitiamo il sindaco ad invitare la ditta che ha fatto i lavori della videosorveglianza di venire in Consiglio Comunale e ci spieghi la ditta che cosa è successo. Perché se la ditta non consegna le password, vuol dire che qualche cosa è successo. Ma noi non lo sappiamo, direttore, che se è successo qualche cosa. No, ho capito. Non lo possiamo intanto sapere. Intanto noi stasera lo stiamo, allora, lo stiamo ricordando nuovamente. Se la ditta viene in Consiglio Comunale e di fronte alla città, perché il Consiglio Comunale rappresenta la città, certo. E di fronte alla città dice, cittadini, Cegliesi, non ne funziona ancora, io ancora non ho consegnato la password per questo motivo e questo motivo. Perfetto. E noi veniamo a sapere. Perfetto. Di conseguenza... come consigliere comunale di opposizione, se possiamo fare atti con cui la legge ci permette di farlo, noi li faremo, stimoleremo il sindaco a dire cerca di risolvere i problemi, certo, che la ditta, se poi invece le responsabilità sono della ditta, noi diremo al sindaco, ci dai danni la ditta, provvede a pagare, non lo pagare. La ditta venga messa in mora. Cioè, avvocato, come si chiama? La perfetta esecutività dei lavori, no? Santa fede. Quindi essere, direttore, essere l'uomo solo al comando significa questo. Significa non avere rapporto con il Consiglio Comunale. Bene. Ragazzi, regia, magari pronti? Buonanotte, dormiamo. Forza Dio, va. Un altro po', tanto che me ne vado. Aspetta, male lingue brutte, male lingue che sì, no, non dire niente perché non c'è da dire niente. Statti caldo, aspetta un attimo, quanto abbiamo fatto? 55? Con loro qua è bello a parlare perché a me mi piace, poi lo sapete il modo mio, no? Cioè, ma fa capire le cristiane a casa, insomma, no? Perché se no facciamo chiacchiere. Allora, abbiamo a disposizione ancora un altro 5 minuti, 10 minuti in via d'eccezionale, facciamo anche 15 minuti stasera perché l'argomento veramente diventa è molto interessante. Allora, come gestiamo questi altri 15 minuti? Tu che non hai parlato proprio, anche tu ex assessore, no? Con ex assessore all'agricoltura, giusto? No. E tu eri assessora? Avevo il cimitero, trasporti, cimitero. Siamo a posto il cimitero. Fino al 2015 siamo a posto adesso col cimitero. Sei stato il giorno dei Santi al cimitero? Sì. Tutto a posto? Dobbiamo sollevare niente? Diciamo ni. Vabbè. Perché comunque le criticità ci sono sempre. Bene, siamo avanti. Allora. Perfetto. Niente, io vorrei solo un attimino ritornare al punto per cui si dice che siamo scappati dal Consiglio Comunale. Io non c'ero perché ero in ritardo di un'ora, giusta quella che si sono presi loro prima di scendere giù in aula. E vorrei smentire anche quelle voci che hanno messo in giro dicendo che questo abbandono dell'aula era stato concordato. Prova ne è il fatto che è bugia questa cosa, è il fatto che io sono arrivato in aula non sapendo che i miei colleghi erano andati via.
sono rimasto là, guardato un attimino sbalordito, ho chiesto ad alcuni di loro quello che era accaduto. Quindi il fatto che fosse concordato il nostro abbandono, no, l'abbandono dell'aula, su questa bugia. Sul fatto che loro sono prevenuti e quindi avevano già studiato a tavolino lo spostamento del punto, questo lo dice, la dice lunga sul loro modo di operare, perché evidentemente se fosse stato vero, o io non sappiamo se è vero o meno il fatto di Gianfreda, Gianfreda stesso poteva chiederlo personalmente, visto che ha una bella parlantina, anche è spiccato anche a parlare, quindi non aveva bisogno di qualcuno che gli chiedesse lo spostamento del punto al posto suo. Questo era fatto grave, quello che mi sento un attimino più offeso, la parola burattino. Il burattino è una parola un pochettino, secondo me, io fino adesso ho risposto sempre delle mie azioni e non ho mai risposto alle azioni di altre persone. Penso che la sua maggioranza in questo momento siano dei burattini, perché in questo caso lui continua a governare solo, da solo, dettando le leggi a suo piacimento. Punto. Io con l'onorevole citato dal sindaco non ci parlo più da quando abbiamo diviso le nostre strade in consiglio comunale nel 2012-13. A proposito, Nicola Ciraci parla con mo divento serio il fa, però me lo dovete permettere perché ci tengo molto a correre. No, non prendere il micro che non è un attacco. So che tu insieme a Nicola Ciraci, giustamente dico io, Riccardo, dico giustamente vi siete mossi per quanto riguarda la questione della sanità a Ceglie, dell'ospedale a Ceglie, per quanto riguarda avete avuto l'incontro con i vari direttori generali, mi pare avete avuto degli incontri anche con la COS, però ripeto, non è la politica, a me mi interessa in questo momento, a me mi interessa la barbarie che sta subendo Francavilla Fontana, lo sapete, è una battaglia che io la sto sostenendo veramente a COS, perché è vergognoso, gli amici devono sapere che ormai da 3 giorni a Francavilla Fontana che raggruppa i comuni di Ceglie Messapica, di Villa Castelli, di San Michele Salentino, di Oria, è vergognoso, hanno chiuso il reparto di nefrologia. Veramente vergognoso, Francavilla Fontana aveva 10 posti letto, Michele Emiliano, come si chiama l'altro, una cosa assurda. Vi racconto già il primo episodio che è successo ieri, un ricovero urgente di un trapiantato, voi sapete che con i reni non c'è da scherzare, si muore, la prima cosa che saltano sono i reni e la cardiologia e c'è la tomba. Ieri Via Crucis, prima all'ospedale di Ostuni, zero, perché non può fare niente. Successivamente portata all'ospedale di Brindisi che ha soltanto 20 posti letto e già al collasso, questo poveretto è andato a finire esattamente al divenere a Bari. Questo è veramente vergognoso. Mercoledì tante persone di Alizzata avranno una manifestazione come associazione avanti a Francavilla Fontana, all'ospedale di Francavilla Fontana, noi ci saremo. Io l'ho detto, è veramente un'ingiustizia, perdonatemi, scusami Riccardo se ho fatto questa precisazione, la tua attinenza con l'ospedale con Nicola Ciraci. Io spero che Michele Emiliano, io spero anche che i consiglieri regionali della provincia di Brindisi, Pino Romano, il consigliere Fabiano Amati, per favore, la provincia Francavilla Fontana, Ceglie, Villa Castelli, San Michele Salentino, Oria, ancora una volta non può essere penalizzata e certamente si muore di nefrologia con i problemi ai reni. Scusatemi, perdonatemi, quindi sosteniamo questa battaglia affinché Francavilla riabbia questi 10 posti. Perdonatemi, ma no, concordo con lei e mi trova, condivido pienamente quanto da lei espresso poc'anzi per la vicina Francavilla. Purtroppo devo dire, ahimè, abbiamo perso l'ennesima battaglia politica a Ceglie per il nostro ospedale, ma anche se ormai ospedale non si può più definire ormai da tempo, però anche per il discorso poliambulatoriale, perché ormai sta venendo meno anche il minimo dei servizi
Quindi quelle battaglie che insieme all'onorevole Ciraci abbiamo fatto è stata poi, diciamo così, vinta per quanto riguarda il San Raffaele e il centro risvegli presso il San Raffaele. Almeno questa cosa è stata ottenuta. Dico però è il minimo per una cittadina come Ceglie, che comunque ha circa 20.000 abitanti, che aveva un ospedale splendido sino al 1994. Quindi quello che accade alla vicina Francavilla è ancora più grave, perché vuol dire che perdiamo anche noi cegliesi un punto di riferimento, perché Francavilla poi dovrebbe essere un po' un centro di eccellenza per accogliere Villa Castelli, Ceglie e altri comuni limitrofi. Quindi io condivido con lei pienamente questa cosa. Purtroppo è un disastro che sta avvenendo nel nostro territorio, e quando noi abbiamo incontrato il general manager di Emiliano e ci ha un attimino prospettato quello che a livello regionale sta accadendo con il discorso di ridimensionamento e ricollocamento delle aree, devo dire che è allarmante ed è molto preoccupante. Con 10 posti a Francavilla Fontani, che tra l'altro poi per fare la dialisi rimane, però se tu c'hai la dialisi e c'è una complicanza, uno deve arrivare a Brindisi. Se gli va bene a Brindisi c'è posto, ma Brindisi ormai è al collasso, non ce la fa più con questi 20 posti. Allora ragazzi, sono rimasti 10 minuti. Io direi, se voi siete d'accordo, farei concludere questa nostra trasmissione, cercando di aver fatto chiarezza. Chiaramente noi ci saremo in Consiglio Comunale, al prossimo Consiglio Comunale, quando si discuterà di ANAC, come al solito saremo là. Io che dirvi, vi do 5 minuti di tempo, chi di voi vuol concludere? Nico, vuoi concludere tu, Pierino, tu o uno? Vedete voi, decidete voi che cosa dirvi. Un attimino, io poi stasera mi sono fatto lasciare perdere, ci sono tanti commenti sulla pagina di Facebook. Vabbè, lasciamo perdere, non lo so, chi vuol concludere, decidete voi per concludere questo spazio. Per essere ancora più chiari, vedete, siamo delle persone che hanno estrazioni politiche diverse, ma quando una problematica ci sta a cuore non ci vergogniamo a firmare insieme, a venire in TV insieme. Non è un discorso di essere contro, di contrapporsi, assolutamente, né abbiamo paura di discutere di un punto. Sugli ultimi punti siamo stati propositivi, perché ci sono diverse azioni fatte in consiglio, fuori, con interrogazioni, anche con un semplice post. Caro direttore, il sindaco aveva dimenticato, e a proposito di essere propositivi, di andare a sistemare i 100 scaloni, l'ha fatto il giorno prima della manifestazione, una manifestazione organizzata a 4 mesi prima. Cioè, con questo noi concludiamo, no? Dicendo che l'essere propositivi lo abbiamo manifestato diverse volte. L'offesa alla persona, l'offesa politica, l'offesa diretta, la rimandiamo al mittente, perché noi vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi con il potere che ci viene dato attraverso quel regolamento che ci ritroviamo da consiglieri comunali da osservare. Le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni, i punti all'ordine del giorno. Quindi, in sintesi, è inutile appellarsi e trovare degli escamotage comunicativi per mascherare tutto quello che vediamo lì e che continuiamo a vedere. Confrontiamoci, a disposizione. Noi non siamo scappati, né scapperemo mai. Bene, sì, concludiamo questo nostro spazio. Grazie, almeno in questa ora abbiamo cercato di far capire un attimino alle persone che ci seguono da casa. Vedo che siete stati tantissimi, pensate che 7.022 persone ci dice Facebook la copertura, più l'ascolto televisiva, e questo è il bello della televisione locale. Quanti sacrifici, però poi alla fine ecco, queste sono le soddisfazioni per me. Ragazzi, io non c'è bisogno, ve lo dico ancora stasera, le porte di Video M Italia sono sempre aperte, lo sapete, ve lo dico sempre da anni. Quando volete, sapete. Grazie. Dove trovarmi, 10 minuti, un giorno, 12 ore prima, 24 ore prima, qua stiamo noi. Grazie a tutti. Grazie. Ultima cosa,
Ma il 21 il Consiglio Comunale al teatro ci sarete per l'approvazione del piano regolatore? C'è il problema di incompatibilità già dichiarata. Io non sono, non mi sono dichiarato incompatibile. Oh. Potrei. Non eri consigliere, non eri consigliere comunale all'atto della. Nico, scusati. Noi come consigliere comunale. Ah, per favore, la regia, prego, scusate. Abbiamo dai. Già nelle passate, nei passati consigli comunali riguardando l'argomento PUG abbiamo dichiarato la nostra incompatibilità. Ah. Se siamo stati incompatibili nel consiglio comunale precedente, non possiamo essere compatibili adesso. È una questione di legalità. Va bene. Per carità, per carità. Grazie, buona serata, in linea alla pubblicità. Grazie.